Tecnologie e dati per affrontare l'attuale scenario di incertezza, in cosa consiste la strategia di de-risking della banca? Farli andare a braccetto, nel senso utilizzare sempre più la tecnologia per estrarre valore dai dati, in una logica che da una parte permetta di meglio comprendere, diciamo, il file che abbiamo davanti e, dall'altra parte di meglio indirizzare, la storia di questo file. È chiaro che a seconda del livello di, deterioramento del file abbiamo davanti o delle procedure di sofferenza, come è stato richiamato anche oggi in occasione della presentazione dell'osservatorio di Banca IFIS, oppure delle imprese. È chiaro che l'accompagnamento attivo che dobbiamo avere nel fare de-risking in maniera efficace tradurrà anche la nostra capacità di supportare un momento di grande incertezza come quello che stiamo vivendo. Quali misure auspicate da parte del prossimo governo? Si parla di proroga delle GACS, sarebbe auspicabile? Ma auspichiamo tutte quelle misure che possono di fatto confermare, dare continuità a quell'azione di supporto e di incentivo che ci ha portato fino qua. Non dimentichiamo mai di leggere i dati, perché i dati raccontano quanto efficace è stata una certa strategia. Una crescita acquisita per il 2022 del 3,5% racconta che la strada è quella giusta. Dobbiamo continuare e possibilmente accelerare nell'implementazione di quello che i presupposti lato PNRR hanno creato.